Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi parliamo di groove funk. Quindi voglio darvi tre groove fondamentali da conoscere se si vuole suonare funk. Voglio parlare del suono, voglio parlare dell'attitudine, quindi andare a farvi capire come suonare e come avere il portamento funk. Tutto questo insieme ad alcune cose che ho preso da strumentimusicali.net. Probabilmente lì potete già vedere un rullantino molto basso. Voglio fare un po' di esperimenti, voglio fare un po' di prove. Ho preso anche dei piattelli un po' più piccolini, un po' più secchi, che mi possono dare quel suono tipico del funk. Ma non voglio andare a dirvi troppo. Voglio mandare la sigla, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale. Mi raccomando, perché tantissimi di voi guardano i video ma non si iscrivono. Quindi mi raccomando, ci mettete un attimo, iscrivetevi al canale. E grazie mille a strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto. Questa è una Pearl Decade. Non vi parlerò oggi della batteria proprio, perché ho già fatto alcuni video sulla Pearl Decade, ve li lascio qui sotto in descrizione. Vi parlerò principalmente di piatti, di rullante, e faremo un po' di prove. Quindi partiamo subito, sigla, vediamo subito il primo groove e poi incomincio a spiegarvelo. Ah, c'è il PDF scaricabile con tutti i groove che vado a vedere oggi, che vado a spiegarvi oggi. Comunque, sigla. Ok, come avete potuto sentire da questo primo brano suonato, per quanto riguarda il groove, è un groove semplice, diciamo, ma ha un po' di insidie all'interno. Allora, cosa primaria è: tutti i groove che vado a suonare oggi su questa base sono, per prima cosa, scaricabili nel PDF qui sotto, e soprattutto però sono shuffle. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un groove normale lo pensiamo con i sedicesimi, diciamo così, un groove shuffle alla stessa velocità lo penseremo in questo modo. Quindi tacca 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 diventerà tacca 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 in questo modo. Questo è importante perché nel PDF lo troverete, allora, lo troverete scritto sempre in sedicesimi, ma sarà da pensare un po' saltellante in questo modo. Pensiamolo dritto e poi andiamo a shuffleizzarlo questo groove. Dritto è così. Quindi Charleston fisso in ottavi, cassa sull'uno, tum tupa, quindi cassa sull'1 e poi subito prima del rullante, Charleston e rullante tra un Charleston e l'altro. Poi successivamente nella seconda parte del groove pausa di ottavo, cassa e poi di nuovo rullante sul backbeat, cioè rullante sul 4. Quindi 3, 4. Adesso questo dobbiamo andare a shuffleizzarlo, quindi da tiki 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 tun tu pa tun tun ka tun tu pa pa tun pa, deve diventare tun tu pa kan tun ka tiki tiki taki tiki 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 taki tiki. La cosa importante è che tutto sia shuffle,
Quindi tutto si era pensato ticchi 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 ticchi. Che cosa succede tecnicamente? Praticamente il secondo e il quarto sedicesimo, anziché rimanere lì, vanno a spostarsi un pochettino più, un pochettino dopo, diciamo, avvicinandosi ai colpi successivi. Quindi sono due colpi vicini, titti 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 ti. C'è l'uno, poi ci sono il 2, il 3, 4 vicini dei sedicesimi, il secondo e terzo colpo più vicini, e poi di nuovo quarto e primo colpo successivo di nuovo un po' più vicini. Quindi questo varrà per tutti i groove, quindi ve lo spiego adesso e basta. Questo però in realtà non è il groove che ho suonato, ho aggiunto alcune cose abbastanza fisse, diciamo, alcune cose un po' improvvisate, perché poi, soprattutto nel funk, è bello andare anche a improvvisare un pochettino e andare a piazzare cose diverse all'interno del groove. Infatti ho due splash da, non me lo ricordo, da 10 e da 12 che mi aiutano molto a dare qualche colore in più. Principalmente, per prima cosa, le ghost, che potrebbero essere queste. Poi, non sa, quelle nel PDF non saranno identiche perfettamente a queste, non vi preoccupate, perché poi appunto, come vi ho detto, c'è una parte un po' più di improvvisazione. Incominciate a fare questo groove, incominciate ad inserire delle ghost, che sono quelle inserite nel PDF, poi pian pianino che suonate questo groove e lo suonate su metronomo, lo suonate da soli a varie velocità, improvvisando sempre shuffle, mi raccomando, quindi con l'andazzo ticchi 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 ticchi, andrete a suonare qualcosa di bello groovoso, piacevole da sentire. Quindi mi raccomando questa cosa. Se avete alcuni splash, come ad esempio questi, attenzione, sto facendo un sacco di casini oggi, come ad esempio questi Supernova che sto provando oggi, poi vi parlerò anche un po' in generale di quello che sto utilizzando oggi, ma se avete degli splash come questi qua, non è niente male, perché appunto potete dare dei colori in più. Aiuta molto anche la questione rullante. Qui ho questo piece che vi dicevo prima, molto basso, quindi da 14x3,5, è bello acuto. Non è ancora acuto al massimo, perché troppo acuto a me non piace, però... diciamo che su un groove così, su un genere così... rende moltissimo. Ok, molto bene. Qui, a parte alcuni errorini vari che però ho voluto tenere, non ho voluto riregistrare tutto il brano, perché ho detto, sai che c'è? Ritengo, perché almeno si vede che ci sono alcune parti improvvisate che ogni tanto vanno bene, ogni tanto no. Quindi mi raccomando, quando fate delle parti in più rispetto ai groove che ci sono scritte nel PDF che vi faccio vedere oggi, andate a provare. Provate, buttatevi, se una cosa non viene ricordatevelo per la volta dopo, mi raccomando. E allora, qui come funziona? Allora, funziona di base tutto sul Charleston in sedicesimi shuffle, quindi anziché sedicesimi saranno... La cosa difficile qua è che ci sono casse rullante che più o meno continuano simili a quelli prima. Facciamolo direttamente shuffle.
Ok, allora è molto difficile riuscire a tenere il Charleston il più dritto possibile come dinamica, quindi come forza dei colpi, perché viene da saltellare un po' anche col Charleston e fare degli accenti. Quindi non andate a suonarlo in questo modo qua, ma dategli un po' di onda con accenti e ghost. Principalmente nel funk si usa molto il fatto di utilizzare l'accento in levare, quindi io ho utilizzato questo accento e ne ho aggiunto in realtà un altro anche con la mia mano debole, quindi il Charleston in realtà è simile a questo. 3-4. Come vedete, in base a come suono il Charleston, cambio anche la cassa. Infatti prima, quando ho suonato, ho suonato una cassa in più. In realtà quella cassa non c'è. Questo è, diciamo, il groove definitivo. Poi potete scegliere se quel doppio accento farlo una volta, farlo sempre. Questo sta a voi. La cosa importante è studiare bene questa tipologia di groove, successivamente andare a inserire un po' di cose aggiuntive, sempre come ad esempio gli splash, come il crash, che in realtà, se guardate soprattutto dalla camera dall'alto, questo è uno splashino, no, questo è un crashino, mi viene a chiamarlo splashino perché è piccolo, ma un crash da 14. Io i crash da 14 in generale non li voglio vedere neanche da lontano, ma per questo genere qua, o comunque se abbiamo bisogno di un crash che non dia troppo fastidio, ci sta. Qui la cosa importante è il Charleston, che deve continuare ad andare avanti. Quindi se avessi un crash da 18, da 19, da 20, romperebbe le scatole, sentirei psh, però quel psh del crash sarebbe troppo forte. Qui invece, essendo comunque quasi uguale il crash, perché il crash da 14 e il Charleston anche lui è un po' più piccolino perché è da 13 pollici, quindi un po' più secco, mi permette di comunque continuare il groove. 3-4. E come sentite si sposa molto bene con i due splash. Ultima cosa che vi dico come aggiunta, diciamo, è la questione del Charleston raddoppiato. Ogni tanto faccio alcuni doppi colpi sui sedicesimi per andare a dare questo effetto. Quindi questa è un'altra cosa che vi butto lì che potete fare. Fatelo, mi raccomando, con la mano debole, perché l'altra deve continuare andare avanti, sempre dritta. Questo groove qua non si può fare sul ride, si potrebbe, ma sarebbe un po' un casino. Lasciate sta, secondo me, perché non ha tanto senso, anche da sentire non è così bello, che poi tutto soggettivo perché Ged lo faceva e andava benissimo, ma per quanto mi riguarda no, però in generale, prima non ve l'ho detto, ma tutti i groove che faccio oggi possono anche essere suonati su ride. In generale vi consiglio di non suonare il ride normale, ma di suonarlo
con la campana sul battere, quindi tin 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 tin. Qui ho fatto il groove di prima, ma appunto, come vi ho detto, questo groove non era possibile farlo, quindi provate i groove anche sul ride, mi raccomando. Ok, in quest'ultimo groove ho voluto spingere un pochettino, forse fin troppo in alcuni casi, perché vi dico già da subito che questo è un groove che vi può servire tantissimo e vi può dare soprattutto tantissime idee. Avrete sentito che all'interno del brano, musicalmente, secondo me, almeno sempre anche questione personale questa, stava peggio di quelli prima. Più complicato, non seguiva bene tutti gli accenti e per il funk gli accenti sono veramente importanti, sia quelli in battere sia quelli in levare. Quindi questa una piccola parentesi, un'altra parentesi per dirvi che ho fatto una prova, perché tanti di voi probabilmente mi diranno: allora sì, va bene tutto, ma il rullante di prima va bene per fare quello e basta. E in realtà un po' avete ragione, nel senso, va bene per fare il funk, se volete il suono zdeng zdeng è perfetto, o se volete un secondo rullante per fare il suono zdeng zdeng è perfetto, ma tanti magari mi direbbero: io vorrei un rullante da poter fare zdeng zdeng, ma da poter fare anche altro, quindi un po' più versatile. Quindi ho voluto provare a tirare fuori un suono da questo Pearl Export, che è un rullante completamente in pioppo, più alto, quindi non è da 3,5 ma da 5,5, bianco, molto carino tra l'altro devo dire, e, che però appunto può essere un po' più versatile. Lo stesso suono del rullante zdeng zdeng in acero di prima non lo si può tirare fuori, ma si può tirare fuori secondo me un suono diverso, molto interessante, che è questo. Magari facciamo un groove fatto meglio. Quindi sicuramente interessante, l'ho tirato a vetro sotto, veramente tantissimo sotto, sopra ho provato a tirarlo tanto, poi l'ho mollato un pochettino perché era veramente troppo. Invece così come suono mi piace, appunto un suono diverso ma che per il funk ci sta. Poi questo rullante tirato di meno o molto meno, comunque si comporta sempre molto bene. I rullanti della Pearl Export li ho già recensiti, quindi trovate un bel po' di video su questo rullante. Allora, per quanto riguarda il groove, questo è un po' più complicato. Ho detto terzo groove un po' più avanzato, sempre shuffle ovviamente. La prima parte del groove è questa. 3, 4. Quindi, sempre stando a non stando a vedere troppo le ghost, perché quelle poi vanno e vengono un po', ma praticamente la cosa difficile qua è questa parte. Quindi ghost e poi successivamente accento, quindi doppio colpo di cassa. Ta ta tutù. Doppio accento ancora di ghost, doppio a ghost di rullante. E poi tupà di nuovo cassa rullante, quindi fatto non shuffle sarebbe
ma poi lo sciaffolizziamo. Nella seconda parte è molto simile il groove, ma il rullante questa volta va a finire sul 4, perché in questo primo groove il rullante è sul levare del 4, sulla E del 4. Tum, tuka, tukun, 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 pa. Vedete che è tra il 4 e l'1. Ting, tupa, tukun, tukun, tupa, tum. Tra il 4 e l'1. Nel secondo invece, tum, tum, tuka, tuka, tum, pa. Quindi facciamo tutti e due i groove, così forse si capisce meglio rispetto a tatatu tu tatatu tu. Con un Charleston aperto prima, quindi tum, tuka, tatatu, psta. Cantatevele sempre queste cose, come sto facendo io in modo stupido adesso, perché vi aiutano tantissimo. Quindi, questo groove trascritto con tutte le ghost, tutto quanto, anche questo, suonatelo tanto su Charleston, poi spostatevi sul ride, assolutamente fatelo sul ride, perché, a parte se vi piace o non vi piace, ma vi permette di fare lo stesso groove con una posizione diversa, anziché chiusi, quindi sul Charleston, con una posizione aperta. Vi aiuta tantissimo perché poi, quando tornate a farlo sul Charleston vi verrà meglio, perché l'avete fatto in modi diversi. Quando si va sul ride, essendo il ride, dato che prima vi ho parlato di splash e crash, di questi supernova, che sono piccolini, quando si va sul ride, che è un ride da 20, bello potente in realtà, che ha un suono particolare, in alcuni casi va bene, in alcuni casi non va bene, secondo me, ma comunque è molto potente. Qui abbiamo bisogno di un crash un po' più grande, quindi io ho deciso di prendere questo sempre Supernova, tutti Supernova oggi, da 17, che appunto col ride comunque si sente. Quindi è come se avessi splittato in due, parte piccola per tic 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 col Charleston, parte più grande nel momento in cui magari c'è ad esempio un ritornello da fare, bisogna aprire un po' di più, ride e si spinge. Quindi devo dire che comunque, a parte tutto, questi rullanti mi sono piaciuti tantissimo. Il primo, il Peace, questo qua, super piccolino, mi piace tanto, è meno versatile sicuramente rispetto a questo. Se fate funk, avete una band funk e volete... Ma che cosa sto facendo la ricapitolazione adesso? Torniamo là come all'inizio del video, vi faccio tutta la ricapitolazione, io stavo già partendo. Vabbè, ve la faccio dopo, ve la faccio dopo. Quindi, ragazzi, che dire? Devo dire che mi diverte sempre moltissimo suonare funk e suonare soprattutto con il portamento funk e soprattutto suonare, ho detto tante volte soprattutto, ma soprattutto suonare funk con il suono giusto, quindi avendo un rullante, in questo caso oggi due, ma comunque dei rullanti con l'accordatura giusta che mi permettano di avere quel suono sdeng sdeng che mi piace tanto, con una buona cordiera però anche, quando suono funk, dei piatti, tanti piatti che mi permettono di fare colori diversi. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link a quello che ho utilizzato oggi, quindi da questa Pearl Decay, dai piatti Supernova di UFIP, che comunque devo dire sono dei piatti veramente molto 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 interessanti, senza andare su prezzi astronomici. Come rullanti, allora, come vi dicevo prima, allora, se volete il suono, quello, come si dice, quello proprio
funk, perfetto per il funk, eccetera, vi consiglio il rullantino, quello da 14x3,5, perché lì avete quel suono giusto. Se invece volete qualcosa che possa essere utilizzato per il funk, non mi veniva la frase giusta, che possa essere utilizzato per il funk, ma che possa essere utilizzato anche in generale, quindi un po' più versatile, allora andate su il Pearl Export, che è un po' più grandino, costa anche meno, quindi non è male. Vi lascio comunque, come vi ho detto, tutti i link in descrizione. In descrizione trovate il PDF, trovate i miei corsi. Voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, tutta quanta questa roba, l'ho presa da strumentimusicali.net, quindi grazie mille. E non mi resta che salutarvi, chiedervi di commentare dicendomi se vi è piaciuto questo video, se volete altri video sul funk, magari un po' diversi. Chiedetemi un po' di cose, chiedetemi un po' di video che vorreste vedere, e quindi basta. Io chiudo qua il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!